Vi avevo promesso una lega un po' più cerebrale ed eccoci qua a cimentarmi con un mazzo che mi avete già visto giocare nell'ultima, prima e al momento ultima boss fight, ovvero Famigli. Famigli, visto che ho performato malissimo contro Davis nell'ultima boss fight, ho detto dai, cerchiamo di fare un minimo di più bella figura, cerchiamo di portare una lega con Famigli sperando che vada bene. E metto già di nuovo le mani avanti, ribadisco per l'ennesima volta che è un mazzo difficile, perché è un mazzo con tantissime scelte da fare. Cosa qua casto, quando lo casto adesso per essere più veloce o aspetto di essere coperto? Quale spell vado a recuperare dal cimitero? È il momento giusto per flickerare? Un sacco di decisioni da prendere che dipendono dal proprio mazzo, dalle speranze di pescare qualcosa, vedere qualcosa, fare qualcosa, e dalla conoscenza del mazzo avversario. Quindi la cosa migliore è andare a vedersi una lega fatta su X-Mage con questo meraviglioso mazzo, andando a criticare tutte le scelte sbagliate che farò. E conoscendomi, il giorno in cui tra qualche mese mi capiterà di rivedere qualche mia partita con FAMS, dirò: ma come cavolo stavo giocando? Ero proprio un noob. Quindi, mai come questa volta, saranno apprezzati i commenti sotto il video in cui mi dite un po' come me la sono giocata, dove avrei potuto giocare diversamente, di quali errori che ho commesso non mi sono accorto in questa revisione. Specialmente Teo, fammi un fischio. E bene, niente. La deck tech qui sarà molto veloce, semplicemente perché proprio nell'ultimo video ne abbiamo già parlato diffusamente. Però un brevissimo recap: il mazzo si basa su questa carta che è Sunscape Familiar, che ci fa pagare uno in meno per le magie verdi o blu. In questo caso non interessano le magie blu, se non per il Nature's Chant Inside, ma insomma è il blu che vogliamo scontare. E dopodiché tutto il resto del mazzo è un intenso grinding con Brainstorm, con Muldrifter, con Seagate Oracle, Meeting of Minds, una grandissima aggiunta al mazzo perché, oltre a essere scontabile, si può convocare, quindi capita spesso di castarlo per 0 mana. Le Lorien, la Merchant Scroll per andare a cercarsi quel che vogliamo, quindi molto grinding, molte spell per grindare, il tutto condito dalla presenza del mistico che diventa un nostro strumento di difesa, perché facciamo tanti piccioni che ci possono difendere, ma diventa anche la nostra chiusura, perché a un certo punto potremmo andare a scombare e fare infiniti piccioni, il tutto protetto da Counter, due counter spell e tre Prohibit in questa versione. In futuro arriveranno altre versioni, perché ho intenzione di prendere a piene mani spunto dal mazzo del bravissimo, dell'eccezionale Bragiotto che si è vinto il Pauperghedon a Milano, a Lecco. E quindi voglio provare quel mazzo con. Boh, ne parleremo perché ricapiterà che vorrò prendere in mano questo mazzo, mi piace troppo. E a questo punto, appunto, i counterspell e la combo di cui parlavo, che cos'è? Sicuramente si basa su Archeomante, quindi ETB, riprendo in gioco Instant o Sorcery dal cimitero, che sappiamo benissimo va in loop con Ephemerate, quindi gioco Archeomante, riprendo quello che voglio. Gioco Ephemerate, riprendo quello che voglio. In upkeep Ephemerate su Archeomante per riprendere Ephemerate. Quindi ogni turno ho sostanzialmente in mano uno qualsiasi degli istantanei che ho nel mio cimitero, se Ephemerate risolve. Per finire con un Ghostly Flicker che mi consente di fare un Ephemerate, quindi fare un Flicker su due permanenti. Se sono due archeomanti, uno riprende Ghostly Flicker, l'altro riprende qualcos'altro, e quindi
posso ricaricarmi tranquillamente la mano. Se invece ho due famiglie, quindi Ghost e Flicker mi costa solo un mana blu, con un mana blu io flickero Archeomante e Isola, che è quella che ho usato per pagare le mana blu, rientra stappata. Io di fatto ho pagato 0 mana, l'Archeomante è entrato in gioco, mi riprende Flicker. Ho giocato una spell a 0 mana che mi è rimasta in mano. Questo è l'effetto, il che vuol dire che quando ho in gioco anche solo un God Pharos Faithful, io ho fatto infiniti punti vita. Se ho in gioco un mistico, ho fatto infiniti uccelli. Questa è un po' la combo di chiusura. E il tutto si basa anche sulla possibilità di stappare le terre con Snap, e infatti monta 4 Azorius Chancery per ottimizzare il già ottimo Snap, che con Sunscape Familiar mi dà un vantaggio netto di un mana. Se ho un Azorius Chancery, addirittura mi dà un vantaggio di 2 o 3 mana rispetto al suo casting cost. Poi vediamo per la side, anche questa ne ho già parlato. Questa volta vedete che ho i due Dust to Dust che ho messo in side, che non ho potuto mettere durante la boss fight perché li avevo tenuti per il White Winnie. Qui invece ho i due Dust to Dust, i due Nature's Chant contro artefatti, e ho un 5 protezione blu di cui non sono molto convinto, ribadisco, probabilmente lo toglierò nelle prossime versioni, però qui volevo riportare lo stesso mazzo su cui mi sono allenato fino ad adesso, perché non si cambia in corsa, almeno bisogna prendere un po' più di consapevolezza e poi decidere quali modifiche fare. Delle modifiche del reparto counter con dei Lose Focus contro i Cascade, Essence Cutter contro le creature che danno emblema, i tre Hydroblast contro Mono Red o contro mazzi a base rossa, anche se sto rivedendo anche questi. Alla fin fine contro Mono Red è sempre bello poter distruggere permanente o counterare una magia rossa, ma alla fine la differenza la fanno i God Pharos Faithful, quindi questi Hydroblast potrebbero diventare qualcos'altro. Un Dawn Charm, quindi un Monile dell'Alba, che devo dire si è rivelato sempre utilissimo quando serviva da metterlo da side. E poi per finire due boh, un Echo in Truth, specialmente per il Mirror, per far fuori le miriadi di uccelli che potrebbero essere state prodotte da un mistico di un altro mazzafamigli o di un Jeskai Ephemerate. E poi le due removal universali, il Generous Gift, che distrugge un permanente, e il Last Breath, che esilia una creatura con forza 2 dal gioco. Assolutamente versatili, assolutamente utili in diverse circostanze. Bene, ho fatto velocissimo perché ovviamente del mazzo ne ho già parlato precedentemente, quindi possiamo andare a vedere i match. Allora, andiamo a vedere questo match 1, questo round 1 di questa pseudolega. Questo ovviamente è un keep perché abbiamo due terre, tutti i colori. Siamo contro blu, ma blu Basic Snow Land Island. Cominciamo con Idyllic Beachfront. L'avversario va a ciclare una Lorien e gioca Wedding Invitation. E quindi, attenzione, attenzione, anche oggi siamo contro Tribe, che sta diventando il mio spauracchio praticamente. Intanto andiamo a giocare Broker Side Out per Isola, tanto mana bianco ce l'abbiamo, giochiamo Pharos Faithful e speriamo di avere tempo sufficiente. Speriamo di avere tempo sufficiente. Ci fa uno snap per guadagnare tempo, suppongo. Noi abbiamo un sacco di terre tappate, quindi potremmo già pensare. No, niente, dobbiamo solo riprenderci in mano Isola e aspettare il turno successivo. Per fortuna Tribe almeno non ha rapidità, che è già qualcosa. Quindi Chancery, riprendiamo Isola, passiamo
e speriamo di arrivare sani al prossimo turno, dove potremo utilizzare Snap per fare vantaggio mana, farci mistico, fare archeomante, cioè uno dei due, chiaramente non entrambi. Ma intanto l'avversario ha già fatto un pick e quindi è contento di quello che ha visto in mano e gioca un Tarle Stripe, seguito da Fallagi Archaeologist che vede Brainstorm che se la mette in mano. Ok, si è preso Branza, eccola lì. Tocca a noi, andiamo a giocarci l'isola del turno, perché sicuramente non giocherò Chancery su Idyllic Beachfront. A questo punto potremmo cercare di puntare ad accumulare un po' di punti vita. Quindi Godpharos Faithful, lui per adesso non ha per counterare, quindi facciamogli riprendere in mano il suo Tile Stribe. Guadagniamoci 2 punti vita, stappiamo le nostre terre e andiamo a giocare un mistico, un archeomante o anche niente. Ho deciso di non giocare niente, di vedere Open di Proibit. Sì, ci sta. Ci sta, anche perché con nessuno di loro, né archeomante né mistico, facciamo la differenza in questa situazione. Dobbiamo impedirgli più possibile di giocare Tribe. Lui fa Branza, ci pensa. Mental Note, accumula nel cimitero. Andiamo, io ragazzi vado in 2x, così cerchiamo di velocizzare un attimo. Gioca Fallage Archaeologist e manda in cimitero un Inside Out che si riprenderà in mano. No, invece preferisce prendersi in mano Lorien Revealed. Vuol dire che ha già in mano un Inside Out. Pessime notizie. Intanto pesco Ghostly Flicker, però serve a quel che serve, e continuiamo a tirare su mana. Questa volta siamo tapped out, ci gioca Tarle Stribe. Il nostro mio obiettivo è quello di giocare Archeomante, riprendere in mano Snap e snappargli Tarle Stribe. Vediamo se sarà sufficiente o se succederà in generale. Io sto provando ad andare di Archeomante. Segue Circular Logic, per cui niente archeomante non va. Ora la nostra unica speranza è andare a proibire il suo Inside Out. Ma qualcosa mi dice che sarà coperto che il suo Inside Out sarà coperto da counter. Noi uno ne possiamo castare e quindi va via così. Infatti, gli vediamo fare l'inside out, lo proibiamo. Lui dice: no, non puoi proibire. Io proibisco la tua proibizione con una logica circolare. E questo è. Allora, non sarebbe GG perché i danni col carrello non erano abbastanza, ma in mano ha un whiteout. Whiteout chiude tutto. A questo punto noi cosa abbiamo fatto? Boh, questa mano ovviamente dopo avermo ligato a 6, questa dobbiamo tenerla e ci dobbiamo mettere sotto un counter perché vogliamo avere famiglio, vogliamo avere faro e così via. E cosa sei dato dentro? O sei dato dentro Lose Focus, un Last Breath, Down Charm e Generous Gift, quindi le removal per le sue creature un 2 counter in più e una pace. Stai dando fuori Proibit, pertanto perché per il cambio dei counter potevano anche rimanere volendo, ma per la Circular Logic non fanno niente, per esempio. E un Archeomante, un Murmuring Mystic, perché sì, bello averli, ma devo arrivarci. E poi ho tolto due Faithful e due li ho pescati, evidentemente. Mi fa un bel dispel sul mio counter e quindi Tribe entra. Io vado di Branza perché speravo in uno snap qualcosa fin tanto che tapped out, e sto meditando su cosa mettere sopra.
Perché anche se tengo pergamena e la uso per prendere qualcosa, non avrò mana blu per utilizzarla. E Generous Gift, bello, ma non ho i 3 mana da utilizzare perché il Lilith Beach Fountain entra tappato. Non c'era nulla di che. Non c'era nulla di che ci potesse salvare in questo istante. Possiamo usare pergamena adesso, ma il che vuol dire rimescolarci via quello che abbiamo messo sopra. E in questo caso poteva anche essere un'idea, eh? Poteva anche essere un'idea. Lui va di Wedding Invitation. Vediamo se sta già provando a entrare. Non prova a entrare, quindi non ha ancora quello che gli serve. D'altra parte non aveva il mana per fare un inside out. Adesso possiamo provarci con il Generous Gift, ma non siamo coperti da counter, quindi Merchant Scroll, che potrebbe essere per Counterspell, e Generous Gift. No, non avremo il mana per il counter, pagare il counter, perché Generous Gift non viene scontato da Famiglio. Quindi cosa vado a prendere? Un Mythic of Minds, uno Snap per farlo riprendere in mano, ma non entrerà lo Snap. Posso provarci, ma non entrerà. Tanto vale aspettare. Ho tante incertezze in questo gioco, tante incertezze perché non è che avessi neanche chissà che da fare. Mi sta mancando il mana, lui è presto pronto con Tribe. Non c'è effettivamente una soluzione. Avrei dovuto tentare, forse con Snap, farmelo counterare. Ma. E poi niente, poi era finita sicuramente. Fallage Archaeologist. Che vede Inside Out. Perfetto. Non va ancora in attacco, ovviamente. Io in end provo a snappare. Non ha preso il click. Invece che snappare, provo a fare Generous Gift. Avrei fatto il contrario col senno di poi, perché farmi counterare lo snap e poi distruggerlo nel mio turno quando non aveva magari un counter era più bello che rimbalzarlo nel mio turno. È anche vero che oltre a rimbalzarlo nel mio turno mi stappo il mana e metti che pesco un Muldrifter, qualcosa per pescare. Vedete quante scelte, tutte opinabili. Io direi snap, se countera Meeting of Minds in risposta per cercare counter al counter. Comunque tappiamo un mana blu prima che si attivi snap, perché lo useremo in ogni caso, sia che stappiamo sia che non stappiamo. Entra snap. Sì, entra Snap. A questo punto Mythic of Minds, convocandolo tranquillamente. Abbiamo il mana blu lì, possiamo convocare due per rimanere aperti. Tanto il bloccare non è nell'ordine delle cose, quindi convochiamo con Famiglio e con Farao. Peschiamoci due. Sarà una terra, qualcosa. Non c'è una terra, c'è un Ephemerate in un momento in cui non ho niente da fare su Ephemerate, però un Proibit. Proibit che proveremo a utilizzare su. Lui ci fa un pick, ovviamente, così guarda quello che abbiamo in mano, si pesca una carta. Ecco, questo è l'unico mazzo in cui vi vedo usare pick e funziona. Gli dà quelle informazioni che per un mazzo di questo tipo sono fondamentali. Non andremo a counterare Wedding Invitation, non andremo a counterare Ponder. Vediamo se shuffla. Sì, shuffla. Quindi dai, insomma, non è pronto a chiudere. C'è ancora speranza. Scarta Feri Macabre con Fallagi. Noi non abbiamo niente per usare Ephemerate, non abbiamo nessuna creatura che pesca, non abbiamo Archeomante che abbiamo tolto. No, uno abbiamo tolto, ma insomma.
E niente, queste cattive pescate stanno dando all'oppo tutto il tempo che gli serve per andare a costruirsi il turno di chiusura. Proviamo, ovviamente, bisogna provare, a counterare Tribe. Se la fa counterare vuol dire che ne ha un'altra in mano, infatti, eccola qua. Ora abbiamo un turno di vita. Abbiamo un counterspell. Uno. Un counterspell. Teo mi ha detto settimana scorsa: ricordati la regola del 3, ovvero Tribe. Servono sempre tre risorse per cavarsela dal turno in cui Tribe attacca, perché due counter ce li ha sicuri. E noi non abbiamo tre risorse, neanche due. Quindi, così a naso, questa partita è persa. Andiamo in quick di nuovo, andiamo in due pair, lui fa questo, quindi rende imbloccabile, io non blocco. Inside out, proviamo a counterare inside out, vediamo che counter arriva. Circular logic, dobbiamo solo vedere se ha un whiteout. Se ce l'ha, è finita e ce l'ha, basta. Andato, andato. Questa è andata così. Round 2, qui siamo purtroppo sullo 0-1. E questa prima mano, mannaggia, mannaggia, tocca anche mulligarla. Perché con due bounceland, questa seconda mano, questa si potrebbe tenere perché abbiamo Ash Barrens e Lorien Revealed. Non è bella, si potrebbe tranquillamente anche mulligare questa. Perché cosa andiamo a prendere? Stiamo a prendere pianura per giocare Faithful, poi dobbiamo aspettare un rimbalzino o un blu. E se prendiamo invece isola, comunque per qualche turno siamo bloccati. Lo facciamo comunque perché non vogliamo mulligare troppo, non sappiamo contro cosa siamo. E quindi andiamo a vedere. In end faremo ovviamente un ciclo di Lorien. Siamo contro White Winnie. Che bello White Winnie. Prendiamo Beachfront. Vedete, il mio me del passato è stato molto più intelligente del me di adesso. Il me di adesso ha pensato o bianco o blu, ma ovviamente perché guardava Ash Barrens, ma Lorien prende o blu o bianco e blu. Quindi in realtà ho fatto bene a tenere. Non è comunque una partenza felice, però è una partenza. Apriamo il cimitero dell'Oppo, sempre bene per vedere cosa scarta. Visto che ha diverse cose che gioca dal cimitero, scarta prismatica. Va bene, scarta prismatica e comincia a farmi un po' di danni. Per fortuna, io mi aspetto che sì, lui giochi ogni turno creature, ma dovrei avere un minimo di tempo per fare le mie cose. Questo minimo di tempo me lo può dare anche Sunscape Familiar, con cui ovviamente non bloccherò Ruffins Informant, però il danno del veterano me lo posso risparmiare. Quindi dobbiamo solamente aspettare un attimo, avere un secondo di pazienza. Ci serve mana però, eh? Ci serve mana. L'avversario attacca, noi blocchiamo solamente il veterano. Tanto è fuori sia da Ramosian Rally che da Pledge. Terza pianura e Novice Inspector. Se avessi giocato prima la terza pianura, non avrei bloccato con Sunscape Familiar per timore di un Guardian's Pledge che mi avrebbe ucciso il Famiglio. Guadagna punto vita, fa il Clue Token. Occorre Skyfisher, immagino su un Novice Inspector. Esatto. E si guadagna un altro punto vita. Vediamo. Oh, peschiamo un'isola, questa è cosa molto buona. Ora possiamo giocare Godfaro's Faithful e
siamo open di Meeting of Minds. Prossimo turno possiamo fare anche Muldrifter Ephemerate e riempirci la mano. Questa è una situazione abbastanza gradevole, quindi possiamo farci attaccare senza troppi pensieri. Ora sono 6 danni che diventano 12 con Guardian Pledge, non letale, io riguadagno punti vita con col Fateful. Ci siamo. Visto che ci siamo, e visto che mi ricordo un attimino com'è andata un pochino, vado in 2x, perché questo match alla fine è diventato un po' statico. Lui mi attaccava quando poteva, io bloccavo quando ero tranquillo di bloccare, intanto gioca Squadron Hawk, si riempie la mano con tre falchetti, però io non riesco ad attaccarlo finché non trovo qualcosa effettivamente per fare per scombare. Non lui mi attacca, ma io riguadagno punti vita e intanto tengo il board. È diventato un po' statica. Gioco pianura perché in questo caso volevo fare il famiglio per poter fare Muldrifter evocato a 1 e Ephemerate. Pesco 2 con Muldrifter, col primo trigger di Muldrifter, Ephemero Muldrifter. Pesco altre due e Muldrifter rimane in campo, quindi ora abbiamo anche una difesa contro i volanti. Abbiamo la mano adesso piena di terra, ci lamentavamo che non avevamo, che ci mancava il mana, adesso siamo pieni, foderati di mana. Come vedete tengo aperte le finestre sia dell'Ephemerate che dei suoi Squadron Hawk che si è preso per tenere il conto di quanti se ne vanno. Noi qui possiamo tranquillamente andare in blocco, però con le cose giuste, quindi lo 04 sull'1-1 perché un Guardian's Pledge non ce lo uccide e il Muldrifter sull'1-1 così lo uccidiamo e deve usare la sua spell per farcelo fuori, altrimenti rimaniamo in vantaggio. Così mi arrivano 3, 4, 5, 6 danni che diventano 12 con Guardian's Pledge e io scelgo di sacrificare un famiglio a quanto pare. Credo di avermi scliccato. Ho deciso di sacrificare famiglio. Che scelta stravagante. Penso che volessi bloccare con Muldrifter Ruffians Informant per farlo fuori casomai non avesse il pledge. No, perché non avrei potuto usare Ephemerate. È stato consapevole. Ho visto tanto mana e consapevolmente ho fatto fuori famiglio. Sono perplesso dal mio stesso del passato. Vado a prendermi uno snap, credo. Vediamo se prendo uno snap. Voglio pescare con Mythic of Minds o voglio prendere snap per avere più mana e giocare Chancery? Snap, sì. Esatto, adesso posso giocare Chancery. Prima tiro su Ashparrens con il mana. Ho un mana in colore. Con un mana blu rifaccio riprendere in mano Korskaj Fisher, che è l'unica volante che non posso bloccare senza morire. Ho ancora un mana in colore con cui posso ciclare Ashparrens, non perché mi servano terre, ma per toglierle dal mazzo. Meglio ciclare Ashbarrens che Lorenz Revealed. Adesso possiamo bloccare anche più serenamente con Muldrifter perché non ci serve più. Ne abbiamo un altro in mano, non c'è un Ephemerate sospeso. Sono ancora perplesso per la mia scelta di bloccare con famiglia. A quel punto prendevo 3 danni in più, non ero a rischio di morte. Forse la scelta è stata dovuta al fatto che non, bloccando con Muldrifter l'1-1, se avessi usato la Guardian's Pledge non avrei avuto niente da effemerare, quindi ho preferito sacrificare un famiglio. Questa volta non mi faccio problemi, invece vado in blocco così, 5 danni dovrebbero arrivarmi, che possono diventare al massimo 11, quindi non è un problema. Con 2 Godpharos Faithful sto veramente poco a recuperare punti vita. Questo è l'ultimo falchetto, quindi i falchetti se ne vanno. È vero, l'avversario ha molti punti vita, ma gli sto rendendo sempre più difficile
se non impossibile, o impossibile no, sempre più difficile andarmi a chiudere. A questo punto possiamo tranquillamente fare una brainstorm a cui potrà far seguito una Lorien's Revealed per buttare via le isole, o meglio ancora una Ashbarrens, quindi mettiamo sopra isola isola. Cicliamo Ashbaren, poi possiamo giocare tutto quello che vogliamo. Uso il mana bianco della Chancery per andare a prendermi un'isoletta. E con il mana blu più uno vado a giocare Sigge e Torra, poi vediamo cosa c'è nel futuro. Sarebbe bello un mistico. Una Mortuary Mire o un Godfarer's Faithful. Entrambe erano buone scelte perché mi riprendevo famiglio, ma così guadagno un sacco di punti vita. Andiamo a snappare di nuovo Skyfisher, perché non è un problema se si fa Clue Token. È peggio dargli Raffinis Informant con cui si può filtrare la mano e andare direttamente a prendersi qualcosa. E a questo punto possiamo tranquillamente aspettare, siamo a 18, inutile ciclare Lorien Revealed adesso, non ci serve a niente, andiamo in attesa e andiamo in attesa. Intanto il tempo scorre, l'avversario ha ancora 16 minuti, io ancora circa 18. Quindi sono riuscito con famiglia a essere in vantaggio tempo rispetto a un White Winnie. Lui va in attacco con tutto, ma io ho degli 0-4. Ne uso addirittura uno per bloccare il Raffinis Informant. Vado in doppio blocco su Novice Inspector. Per quale motivo? Perché pensavo in quel momento che Faro Faithful facesse un danno, e invece no. Lui comunque utilizza, per salvarsi il Raffinis Informant, utilizza Strength, che è una scelta opinabile. E non sta facendo altro in realtà. Milicia Bugler va nel punto vita, si prende in mano una creatura. Non la trova. Non trova una creatura a costo 2 da mettersi in mano. Posso castare Lorien pagando 4, ci peschiamo 3 carte. Buono. Non facciamo ancora molto. Io vado intanto a pescare con Sigge e Torra guadagnando punti vita. Archeomante buono. Dal prossimo turno possiamo pensare di utilizzare Archeomante e cominciare a fare un po' di loop. Discard per un'isola. L'avversario ha un board sempre più grande, ma di fatto non mi ha cambiato sostanzialmente i punti vita. Io mi sto guardando il cimitero, mi ricordo con l'Ephemerate, ho lo snap, ho per pescare. L'avversario counter bianchi. Non penso che monti mana tight di main, spero neanche di side. E comunque pagheremo uno in più eventualmente. Lui fa il suo gioco, fa il White Winnie. Cos'altro deve fare? È così. Però adesso io ho quel minimo di board che mi consente di andare a uccidergli singole creature quando andasse in attacco. Quindi rinuncia anche all'attacco. No buono per lui. Vado a giocare a 3 punti vita Archeomante per Ephemerate. Ephemerate. Beh, su Muldrifter invece che su Archeomante, ma non è male come idea. Tanto la partita era abbastanza stallata per quanto riguarda l'avversario. Non avevo esigenza di andare giù. Pesco Ephemerate e Archeomante, ma io rimango open di Proibit, casomai proprio servisse, di Counterspell soprattutto. Niente, prossimo turno ci riprendiamo i due l'Ephemerate sospeso e possiamo fare altro. Qui l'avversario avrebbe dovuto concedere e vedere se in G2 andava meglio.
Una volta che i mazzi come Famiglia o G-Sky Ephemerate cominciano ad avere il controllo della stack e il controllo dei propri turni, non ha senso andare avanti, non ha senso. Qui forse un po' di inesperienza da parte dell'avversario. Non mi riprendo in mano Ephemerate, gioco la terra del turno che potevo anche aspettare a giocarla. Secondo Archeomante, qui dovrebbe essere chiusa. Mi prendo lo snap. No, la Merchant Scroll. Bravo me del passato. Merchant Scroll a questo punto per prendere il Ghostly Flicker. Prendo Ghostly Flicker. Torniamo a velocità normale. Torniamo un secondo indietro, perdonatemi. Pago 2 Ghostly Flicker, sono 3 punti vita. E sto bersagliando i due archeomanti che mi fanno riprendere Ghostly Flicker e Snap. Snap sulla sua creatura, pagato 1 e stappo i due censori. Lui mi chiede se posso stappare tutte le mie creature e io rispondo onestamente. Non lo so perché stavo ragionando sul da farsi e sui risultati. In realtà la risposta è sì, perché con questo snap vado a stappare quelle due e adesso posso fare flicker su i due archeomanti pagando l'accensori, un archeomante riprende flicker, l'altro prende snap, con isola, tappando isola. Gioco snap e così via. Assolutamente sì. Con questo sistema sono in combo totale. Snappo tutto e qui l'avversario quitta il match. Quindi non si limita a perdere G1 e vedere se in 10 minuti per lui riusciva a fare G2. Va totalmente in quit e finisce qui G2. Match 2. Eccoci, allora, questa è una mano che assolutamente si tiene perché non è bello avere Mortuary Mire e non è bello avere Archeomante di prima mano, non me ne faccio molto, anche Ephemerate, però ho il mana perché comunque Mortuary Mire entra da tappata, mi fa mana del colore che non mi serve, ma è mana. Ash Barrens per fixare, avere il bianco, Seagate Oracle per andare a pescare filtrando un pochino, snap per ogni emergenza. Diciamo che non è una mano bella, ma non è una mano che si mulliga. Almeno io non la mulligo. Gioco isola per andare in giro di Ash Barrens in hand e vediamo contro cosa siamo in questo terzo round della Lega. Siamo 1-1 in questo momento. Abbiamo recuperato la sconfitta iniziale contro Tribe. Siamo contro Boros, una qualche forma di Boros. Ci prendiamo ovviamente pianura. Giochiamo pianura perché non ha senso giocare Mortuary Mire, anche se rimaniamo tappati. Abbiamo lo snap per le emergenze. In hand cicleremo Lorien Revealed per Isola, così il prossimo turno abbiamo già per giocare Seagate Oracle. Altro Windscarred Crag e in hand gioca Tribe Inspector. Ok, per adesso sembra un Boros abbastanza standard. Cicliamo Lorien per Isola che entra, così entra stappata e peschiamo anche pianura, quindi ancora meglio, la Mortuary Mire rimane in mano per quando ce ne dovesse essere bisogno e però altre due terre mi sembra eccessivo. A questo punto prendiamo Ash Barrens. Così cominciamo a toglierci terre dal mazzo e lo lasciamo fare un po' il suo gioco. Vediamo cosa ci propone. Ah, Icor Wellspring mi dice che questo è un Boros che usa The Mad Dancers. E altra terra tappata, un bel ponte. È un inizio lentino, rispetto al solito. Ora abbiamo per fare un Muldrifter Ephemerate. Mi sembra un'ottima cosa. Quindi,
tac tac tac, evochiamo Moldrifter, mettiamo in pila sacrificio e pescata, peschiamo Ephemerate in risposta al trigger di sacrificio, peschiamo altri due con Ephemerate esiliato e queste quattro carte e il 2-2 volante ce le siamo portate a casa, onestissimo. Adesso toccherà andare in discard, scarteremo Ashbarrens, direi. Sì, non c'è motivo di scartare altro a questo punto. È bello svuotarsi le terre del mazzo, ma insomma, meglio avere una terra stappata. Vediamo come continua l'avversario. Glintok sui Icor Wellspring. E rigioca i Wellspring. Un turno come minimo mediocre per adesso. Ci vorrebbe terra stappata, montagna stappata, un botto su qualcosa, ma anche lì. Entrambe le mie creature sono buoni bersagli. Kuldota! Quindi pesca da Wellspring e fa 3 goblin. Ok. Quindi è un mazzo Boros che punta un po' sull'aggressivo, ma che gioca carte lentine. Va bene, intanto noi effemeriamo su Muldrifter, che tanto sicuramente non ci andiamo in attacco. Peschiamo altre due, peschiamo la carta del turno. Non abbiamo uno snap in cimitero. Ce l'abbiamo in mano, ecco perché ho troppe carte in mano, me ne stavo perdendo. Cosa potremmo snappare qua? Così di main. Sì, potremmo snappare per poi giocare Archeomante. Quindi facciamo uno snap sul suo Glintok. Prima però ovviamente dobbiamo giocare a Zorius Censor. Ne prendiamo in mano Pianura. Con i due mana tirati su facciamo uno snap, così ne otteniamo uno extra. Abbiamo un mana extra. E adesso possiamo pensare, però purtroppo, forse a questo punto conviene giocare Moondrifter, ma noi nel dubbio peschiamo 3. Beh, peschiamo 3 e peschiamo un Sunscape Familiar, buono. Mettiamo su due terre, sarebbe bene ciclare qualcosa per togliersi quelle terre dalla cima, ma rimaniamo open di Proibit. Andiamo a scartare il terzo archeomante perché anche troppo. Ce lo riprenderemo casomai in mano con Mortuary Mire, quindi non è perso per sempre. Rimane con noi. Archeomante vive e lotta con noi. È giocata lenta. Due mana Icor Wellspring per pescare uno senza nemmeno lo scry. A questo punto però lui è praticamente tapped out. Facciamolo questo Proibit. Via Glintok, togliamogli i volanti. Gioco un altro Glintok, mi va benissimo perché così lui è completamente tapped out e faccio quello che voglio nel mio turno. Si guadagna un punto vita, ma poco fa. In hand possiamo fare Mythic of Minds, che è una carta meravigliosa. Avrei potuto onestamente convocarla completamente, rimanere open di bianco per fare qualcosa se avessi pescato, ma non so se avrei effemerato, onestamente. Mistico. Mistico è una carta. E infatti, senza pensarci troppo, la gioco. La gioco così. Non l'ho giocata bene. Qui ho praticamente sprecato il turno. Ho sprecato il turno, rimango aperto di Proibit, d'accordo, però con Archeomante riprendevo Snap, snappavo qualcosa, stappavo, giocavo Mistico. Si poteva gestire meglio il mana, avendo gestito Distinto, ho fatto subito giù Mistico, mi è eccessivo. Però in realtà è un errore che non credo possa avere grandi conseguenze. Non ha creature evasive che mi possono preoccupare, sono comunque ancora 20 punti vita. Lui sta costruendo, sta facendo il midrange, però un midrange con 3 goblin token in campo di cui onestamente mi sembra non se ne stia facendo nulla.
attacca con tutto. Ok, io andrò in blocco. Può entrare tranquillamente il 2-2. Vediamo che succede. Perché ha attaccato con tutto? Quello che mi uccide può ritornare con Mortuary Mire. Un voltino dedicato a chi sta voltando? Al famiglia. Ma allora fa voltamelo prima, no? Vabbè, noi proibiamo il volt. Siamo rimasti open apposta, facciamo anche un uccellino volante. Se ha doppio bolt, va bene, ha usato doppia risorsa, si è tappato auto. Eccolo lì. Galvanica. Galvanica su Mistico. Ok, era tutto un gioco di leve e specchi per trarmi in inganno e farmi fuori Mistico in combat. Ci sta? D'accordo. Non è un problema in questo caso. Non avessi avuto Mortuary Mire, probabilmente sarei stato anche più cauto nel bloccare. Non ero a rischio vita, per cui. Oh, vabbè. Godpharos Faithful ci fa un grande favore a entrare in campo. Possiamo già fare Mortuary Mire su Murmuring Mystic. Ma giustamente, prima ci pensiamo. Possiamo riprendere l'Ephemerate. Giocare la terra del turno, la pianura, quindi rimandiamo il Mortuary Mire e andiamo avanti così. Non siamo in pericolo, lui ha comunque perso creature durante il suo attacco precedente, ha un volante, io ne ho due, non ha evasive, non c'è motivo di cercare subito di effemerare e scombare. Ok, Demon Dancers. Qui potremmo rispondere con un counter, facendo Ephemerate su Archeomante e prendendo Proibit. Oppure glielo lasciamo fare, facciamo pescare tre carte e canteremo qualcosa poi di più preoccupante. Anche se far pescare carte di solito è preoccupante. L'avversario ha 7 carte in mano. Però sono contento alla fine perché, non avendo counterato Demon Dancer, posso counterare Makeshift Munition. Vedete, ho fatto bene alla fine. E quindi io riprendo il Proibit. Vedete quante scelte bisogna fare giocando FAMS che possono stravolgere la partita. Certo, può darsi tranquillamente che questo Munition le abbia pescate. Dopo che gli ho catturato Munition, l'oppo si è arreso, quindi G1 ce lo ha lasciato direttamente. Ha fatto benissimo. Questa mano è chiaro che si tiene, non è velocissima, abbiamo due Ashbaren, però abbiamo per ciclarli, quindi va bene. Cosa abbiamo? Sai dato in e out. Questo è Boros Glitter, sicuro. Quindi, due Nature Chant. Scusate, due Resurgente, due e due Dawn Charm, quindi il Comodino dell'Alba, anche perché i Resurgente, anche se non fosse Glitter, mi servono contro vari suoi artefatti e soprattutto contro Munitions, e il Dawn Charm è proprio la saidata contro gli attacchi in massa che può fare. Cosa sei dato out? Due counter spell puri e un archeomante, perché tre a quel punto sono anche troppi, noi non abbiamo tutta la fretta del mondo. E non gioco Faithful per poter ciclare in hand Ashbarrens, tanto non ce ne saremmo fatti niente all'inizio dello 04. L'avversario pesca. E qui io avevo qualche problemino di connessione, quindi se vedete qualche laggata ogni tanto è perché appunto non stava andando come doveva internet. In end noi cicliamo Ashparrens, prendiamo Isola, così nel nostro turno. Beh, ottimo, aver pescato Dawn Charm. Possiamo giocare Godpharos Faithful e rimanere open per simulare la qualunque e soprattutto ciclare Ashbarrens in hand. Così noi cicliamo Ashbarren adesso. Nel nostro possiamo giocare Branza ed eventualmente ciclare Lorien per rigirare Branza.
conservare Lorien adesso a turno 3 non ha molto senso, casomai ne pescheremo un'altra o la riprenderemo dopo o altre cose. Ovviamente noi non abbiamo niente per counterare, quindi tutto entra, lui pesca di Wellspring e si riprende in mano Wellspring, quindi ha pagato 3 mana per avere un 2-2 volare e pescare una carta. Noi in hand cicliamo Sparrens, sempre per isola. Giochiamo isola. Io direi che possiamo fare. No, forse no. Ora concordo col me del passato. Fare brainstorm adesso in hand ciclando Lorien ci lasciava poi scoperti di Proibit o di Nature's Chant. Non è ancora il momento. Lo possiamo fare anche volendo in hand, oppure dare tempo al tempo, aspettare un attimo di vedere cosa peschiamo. Tanto abbiamo per rispondere alle minacce principali, abbiamo 20 punti vita. Gran parte delle nostre risposte alle minacce comportano anche un life gain. Non serve fare chissà che. Glintok per l'avversario, per riprendersi in mano i Core Wellspring. Qui sono io che non gli sto dando l'ok, perché sto pensando se counterare Glintok. Lui è tapped out. Vogliamo counterare Glintok? E counteriamo Glintok. Vabbè. A sto punto in hand faremo una brainstorm per assicurarci di pescare quello che dobbiamo pescare. Kuldota, tanto per una rapidità, sono solamente degli 1-1. Entra con Glintok, ci sta. Una Brand in hand, anche la facciamo in combat, è indifferente. Terre ci sono, Snap c'è. Io terrei tutto, nel senso non ha senso ciclare Lorien, due terre una dopo l'altra non sono neanche delle brutte pescate. Rimettiamo sopra Archeomante che tanto non entrerà subito, è una terra. E ci prendiamo il tempo che ci serve rimanendo open di Dawn Charm, Nature's Chant e Snap. Siamo molto reattivi in questo momento. Molto reattivi, possiamo eliminare un glitter, prevenire il danno, rimuovere una creatura glitterata qualora non dovesse funzionare. Vediamo. Makeshift Munition. Questo non ci posso fare niente, fin tanto che impila. Posso però approfittare in un momento qualsiasi per distruggere con Nature's Chant. Immagino che vorrà farmi 4 danni, ma io gli snappo prima il suo falchetto. Vediamo se vuole sacrificare con Munition per disinnescarmi lo snap. Se me lo disinnesca, allora io il prossimo turno nella mia main userò Nature's Chant, tanto lui sarà con sempre meno mana. Se non me lo disinnesca, avrò già il mana per fare Nature's Chant in questo turno, e poi mi riprendo in mano quello che mi serve con Archeomante, che tanto è nelle prossime carte. Lui ci sta pensando. E attendiamo. Qui può anche essere che, non era, che il problema non fosse lui che ci stava pensando, ma il mio internet che andava come andava. Ma perché? Allora, lui qui fa una giocata che io assolutamente non capisco. Si è scartato tutta la mano per dare più 3 più 1 alle sue creature, sapendo che una sua creatura veniva snappata. Quindi attacca con delle 4-1 che potrebbero farmi 12 danni. Non sarebbe neanche un problema. Però già che sono le mano vuota, io faccio nebbia. Cioè io faccio Dawn Charm come prevenzione del danno. E
E lui si è svuotato la mano completamente per fare un attacco che comunque non sarebbe stato letale, mentre io ero open. Sì, qui ha proprio fatto una brutta giocata. Ha perso qui. Ha perso qui, infatti, un attimo dopo lui mi dice ouch in chat. Faccio, sì, lo so, mi dispiace, lo sei data in. Lui fa, sì, che se lo aspettava come sei data. Però, infatti, aveva saidato anche i Flare in Pain, ma non li ha pescati, non li ha visti. Però, sì, se non li hai visti, non li hai pescati, perché butti via tutta la tua mano? Non mi è chiaro. E quindi, niente. Quindi, anche qui lui adesso si mette a vedere cosa pesco come gioco, però credo che si chiuda completamente, perché io adesso posso fare tranquillamente un archeomante. Faccio prima un deturcente proprio per dire che okay, io gioco l'archeomante e non ci potrei fare niente col mio archeomante. Avrei potuto anche ciclare l'Orien, ma no, l'Endropa l'avevo fatto, quindi non c'era motivo. Aspetto il turno, però lui mi fa GG e ci sta. Assolutamente comprensibile che molli il colpo. Bene, round 4, e qui siamo contro il buon Caferaso, il che vuol dire 9 volte su 10, vuol dire Uvi Glitter. Ed eccolo qua, Uvi Glitter. Abbiamo ottenuto questa mano anche se non c'era il bianco, perché c'erano comunque due mana blu, ma tanto peschiamo la pianura e ci facciamo un bel Godpharos Faithful di primo turno, che va sempre bene. Il resto della mano è decente, non straordinario, ma decente, perché Seagate Oracle è sempre una buona cosa, Mythic of Minds è bello, il secondo Godpharos Faithful è bellissimo. E quindi andiamo via tranquilli. All'inizio dobbiamo lasciargli fare il suo gioco e sperare di pescare le risposte quando serviranno. Intanto Caferaso riesce a pescarsi due, però non fa nient'altro. Quindi noi adesso rimaniamo open, non facciamo Seagate Oracle subito perché non ce n'è bisogno, piuttosto facciamo Mythic of Minds in hand. O facciamo Ghostly Flicker d'emergenza se dovesse in qualche maniera andare a rimuovermi le mie creature. Gioca di main Moon Circuit Hacker. Questa onestamente non l'ho capita. Ne gioca un altro. Perché l'idea è che attaccando con 2 uno entrerà e ti farà pescare e scartare. Sono molto perplesso su questa scelta di giocare di main due circuit hacker. Non aveva altro in mano, certo, è chiaro, evidentemente è questo, però non c'è nessun reale vantaggio a fare questa giocata. O ne ha un terzo in mano, e allora la creatura che non verrà bloccata verrà sninjata, tanto meglio se dovesse essere un ninja. Noi comunque rimaniamo open sia di Snap che di Mythic of Minds. E temporeggiamo perché tanto stiamo guadagnando comunque molti punti vita. Gioca isola, attacca con tutto. Noi andiamo in blocco sui due ninja. E adesso ci farà vedere il terzo, immagino. Eccolo qua, come immaginavo, terzo ninja. Entra in gioco perché purtroppo non possiamo evitarlo, ma possiamo impedirgli di pescare, snappandogli in mano il suddetto ninja e rimandando il suo progetto di recuperare lo svantaggio di qualità di mano in questo modo, e rimanendo così open in Mythic of Minds in End of Turn. Lui giocherà il Novice Inspector, perfetto, quindi adesso lui ha 4 carte in mano di cui una è un ninja, altro Novice Inspector, quindi 3 carte in mano di cui un ninja, e noi in End facciamo tranquillamente un Mythic of Minds convocato con i Faithful, ci guadagniamo 2 punti vita e peschiamo 2 carte. Ok, Ash Barnes che cicliamo con il mana che ci rimane open, direi prendendo pianura a sto punto, così abbiamo i due mana bianchi per ogni evenienza.
Proibit, buono, che ci può aiutare a evitare un glitter out of nowhere. Seagate Oracle, guadagniamo vita e peschiamo una carta rimanendo aperti di Proibit. Troveremo un Familion? No, ma troviamo Meeting of Minds, che va benissimo da giocare in hand se ci avanza il mana. Giustamente l'avversario pesca di Clue Token in hand, torna 4 carte in mano, 5 con la sua draw phase. Anzi, draw step. Gioca a terra, attacca con tutto e il discorso è sempre quello: uno passerà e riuscirà a pescare. Effettivamente, questa volta non ho una risposta. Però un ninja posso bloccarlo con una creatura che ha uno di forza, quindi lui mi farà due danni e pescherà, ma un suo ninja muore. E ce ne facciamo una ragione. In post combat, che succede? Succede Ornitottero. Volendo, avremmo potuto proibire Ornitottero? No, 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 eccessivo proibire Ornitottero. Off One Mind lo vorrei proibire, ma non posso perché costa 3. Quindi in hand ci limitiamo a fare Meeting of Minds. Convocandolo e pagando un mana col mana bianco. Si poteva pagare col mana blu per vedere se pescavo un Ephemerate, ma cosa me ne facevo? Sicuramente non lo castavo su Seagate Oracle in questo momento. Ma volendo anche sì. Lui in risposta a pesca di Clue Token per serie. Se peschi tu, pesco anch'io, che cavolo. Peschiamo due, Muldrifter e Chancery, Mortuary Mire. Controllo se mi è morto qualcosa nel frattempo, ma no, quindi Mortuary Mire non mi serve a nulla, già che sono lascio aperto. Non abbiamo molto in questo momento, quindi tanto vale evocare un Muldrifter sperando di pescare un Ephemerate. Quindi trigger in ordine, non peschiamo l'Ephemerate, peschiamo lo Snap che potremmo usare su Muldrifter, ma anche no, perché in questo momento conviene rimanere aperti di Snap e di Proibit. E tanto Muldrifter ce l'abbiamo comunque in mano. Riprendiamo su una pianura, rimaniamo open di Snap e di Proibit. Abbiamo già fatto il land drop. Quindi non attacchiamo sicuramente, andiamo in hand, andiamo a scartare una Sparrels. Ha due carte da scartare, quindi scarteremo la pianura perché abbiamo già due mana bianche tra Chancery e pianura effettiva. Lui gioca a terra, pesca di Clue Token, non sta vedendo niente proprio. Suppongo sia foderato di counter, è l'unica cosa. Pesca di Thoughtcast, si sta pescando tutto il mazzo, ha pescato più di me in questo momento. Abbiamo entrambi 36 carte nel mazzo, quindi ha pescato esattamente tanto quanto Famigli, non male. Sta pensando molto. Probabilmente le sue risorse sono limitate, le carte che in mano non lo convincono. Springleaf Drum, un altro Springleaf Drum. Quindi è sempre open di counter. Oh, un Enforcer. Adesso questo è già qualcosa su cui si può ragionare. L'unico problema è che intanto io sono a 31 punti vita, quindi qui c'è ha bisogno di fare entrare un glitter su qualcosa. Ovviamente non riesce a fare niente in questo turno, ma era prevedibile. Io intanto sto accumulando counter. A questo punto potremmo hardcastare un Muldrifter e invece lo evochiamo con l'idea di snapparlo o di flickerarlo. Potrei flickerarlo tranquillamente.
ci sto pensando, e invece lo lascio andare per giocare Famiglio. Lo lascio andare al suo destino. Famiglio. E fin qua siamo d'accordo. A cui può fare seguito lo Snap. Suo Enforcer era a questo punto. Ho giocato la terra. E invece rimango open. Di Counter e Snap. E Proibit. Con Famiglio posso castare Snap, se mi, posso castare Proibit, posso castare Snap, posso castare Counterspell. Gingerbrut. Ok. Entra. Vediamo se su Gingerbrut prova ad entrare un All That Glitter. E questo All That Glitter proviamo a proibirlo. Mi aspetto che lui abbia un counter, ma in risposta al counter, invece che pagare i 3, posso fare uno snap annullando ugualmente glitter e rimanendo poi ulteriormente open di counter. Vedo che ci sta pensando molto. Beh, se ha un counter in mano è da tirare. E infatti dovrebbe essere ancora open di counter, secondo me. Quindi se ha anche il secondo counter, bella per lui, ma non sare non saremo, non, non avremo comunque finito. E infatti mi sta scrivendo in chat, sta manifestando la sua frustrazione. E quindi questo giro, questa counter war l'abbiamo vinta. Non paghiamo i 3 perché tanto è una magia che può risolvere tranquillamente sul suo non bersaglio. E vediamo cosa fa. Ha due carte in mano. Ovviamente questi danni li prendiamo perché siamo a 30, eravamo a 37, quindi non è un problema. Gingerbutto lo può rigiocare. Glielo counteriamo? Potremmo counterarlo perché è l'unica realmente evasiva che ci ha presentato. Perdiamo un mana bianco che potremmo usare per Lorien, ma forse a questo punto voglio pescare 3. E infatti rinunciamo al mana bianco, tanto. Oh, Ephemerate, bello Ephemerate. Andiamo a rimettere Moldrifter in cima. Potremmo fare una Lorien per scarcelo e potremmo anche poi, o subito o dopo, fare un Evoke con Ephemerate. Qui ci prendiamo un piccolo rischio se non rimaniamo open di counter slash snap. Ma in realtà fino a un certo punto lui ha una carta in mano e noi abbiamo 39 punti vita, non è così tanto un rischio. Usiamo quindi la combo Ephemerate Moldrifter, ci peschiamo il pescabile, abbiamo una mano piena, 8 carte in mano, in hand andremo a scartare Ash Barrens e insomma non mi riprende più, no, qui non mi riprende più. Andiamo giusto a vedere se decide di fare qualcosa, ma se no, questa è nostra. Vi dico già la side che farò. Ovviamente qui ho materiale da side, quindi due Nature's Chant e due Dust to Dust, finalmente è il loro tempo di risplendere, e due Loose Focus perché tante volte lui arriva giusto giusto col suo counter, i Proibit non counterano il suo counter, e quindi tanto vale togliere due counter, togliere due Proibit, e ho tolto un Archeomante. Quando adesso stavo rivedendo le side, in realtà quel giorno ho fatto anche un piccolo errore di side, ho sideato dentro 6 carte e ne ho sideate fuori 5, e quindi in realtà io sto giocando con 61 carte. Vediamo questo G2 come va.
Ho tenuto una mano non bellissima perché un po' lenta con l'Orien e un'isola, però ho Famiglio, ho Mistico, ho Ephemerate, avevo il Fateful. Mi sembrava eccessivo non tenerla, anche se adesso ovviamente devo andare a prendere dei Leak Beachfront, lui parte invece in bomba pescando carte, quindi questo G2 sta iniziando decisamente a vantaggio suo. Noi abbiamo bisogno di più tempo, di più tempo. Andiamo a pescare uno snap, di cui non ce ne facciamo niente, e lo lasciamo fare tutto quello che deve, quindi danni, pescare, scartare, o addirittura se è un altro ninja, pescare e basta due volte, e invece pesca e scarta. Ok, non avevo un altro ninja in mano. Vediamo cosa scarta. Scarta terra. Vuol dire che è foderato di terra. Bene. Cioè, buon per noi. Vediamo cosa gioca. La terra del turno. Novice Inspector. Springleaf Drum. Novice Inspector, si è fatto un bel board e noi siamo ancora lì con due terre. Vabbè, c'è una Chancery, il che va bene. Ora, le opzioni sono giocare subito Snap per avere tre mana e giocare Seagate Oracle, oppure giocare Famiglio e saltare il turno. Forse non voglio saltare il turno. Anche perché non ha in questo momento creature evasive, quindi mettere giù un bloccante 1-3 non è male. Gli facciamo riprendere in mano non il Moon Circuit Hacker, ovviamente, per non ridargli il vantaggio. Io stappo tutto e gioco. Ah, invece voglio giocare Famiglio e Godpharos Faithful. Ok, va bene. D'altra parte il piano è allineato, quindi sì. Sì, con questa giocata faccio entrambi. Vado in blocco con entrambi e qui mi sono preso un rischio perché avrei potuto avere Blacksmith Skill e dare più 2 al Novice Inspector, anche se no, perché tanto dai più 2 solo agli artefatti e quindi no, non era un grosso problema. E lui continua a giocare Traben, beh, la Traben di prima, ha due carte in mano, pieno di clou e di tamburi. Se non fa nulla di pericoloso, che come sembra che non stia facendo, ok, Mirror Enforcer era un po' più fastidioso, non drammatico perché non è evasivo, però 4 sono 4. Nel nostro turno dovremmo riuscire a fare un po' di cose. Niente di stratosferico, gioca l'ennesimo Springleaf Drum, pesca 2 di Off One Mind, altro Enforcer, una carta in mano e come capita spesso a questo mazzo è al top deck, più o meno. Faithful per guadagnare ancora più punti vita e Mistico, che è un buon bloccante, blocca anche l'1-4 e in futuro farà anche molti piccioni. Dobbiamo solo sopravvivere ancora un attimino. E poi dovremmo essere abbastanza a posto. Lui attacca con tutto. È il momento in cui si attacca con tutto. Io vado in blocco, più o meno ovunque, mi entrerebbero solamente 4 danni, vediamo se ha qualcosa di risolutivo. Ha un ninjutsu, ok, questo non mi preoccupa. Non è bello che peschi, ovviamente, però insomma, niente di drammatico. Pesca altre 2, gioca l'Enforcer, ha sempre 2 carte in mano. E l'abbiamo scapolata questo turno per adesso. Pesca di clou, alla ricerca di qualcosa che non sembra risolutivo. Traben Inspector, altro clou. E questo turno l'abbiamo fatto. Ottimo. Adesso cosa facciamo?
Cominciare con Branza non è una cattiva idea. Ci fa un piccione, ci fa due punti vita. Vediamo le prossime tre carte e mettiamo sopra qualcosa che possiamo anche eventualmente ciclare via con l'Orient, cosa che io onestamente a questo punto farei, se non fosse che non saprei cosa ciclare. A questo punto ci teniamo il Meeting of Mind e così lo possiamo usare e fare un altro piccione. Metterei sotto, ho messo, ok, no, avrei messo l'Archeomante in cima ai Grimori in questo momento. Non faccio nulla perché Meeting of Mind lo posso castare instant speed, rimango open di Ephemerate per salvarmi il mistico per qualunque evenienza e così via. Non abbiamo però risposte se casta un glitter su su Cibetto, su, come si chiama, su Gingerbread. L'unica cosa è quella, ci manca un counter o uno snap. Per il resto non c'è nulla di preoccupante, sono solamente la combinazione Gingerbread con... eccolo qua. Eccolo qua. Dovremmo fare Brainstorm che cicla Lorien e Meeting of Minds per vedere se troviamo uno snap. Ecco il Death Glitters. Dobbiamo provare però, Allora, Brainstorm. Come intanto prendiamo 3. Vediamo se c'è già lì qualcosa di utile. No. Un altro archeomante, me ne faccio niente. Via un archeomante. Via l'oracolo. Si poteva ciclare l'Orien con un mana e poi fare. Invece ci siamo accontentati dei punti vita. Ci siamo accontentati dei punti vita. È anche vero che se avessi castato Meeting of Minds per convocazione non avrei avuto i bloccanti per il board e quindi nel caso di un fallimento nel trovare uno snap o un counter sarebbe stato tutto inutile e sarei morto sicuramente. Qui vado a bloccare il 4-4 per forza perché sennò non ci sto dentro coi numeri, quindi questi sono i miei bloccanti. Prima dei danni userò le mie creaturine per guadagnare due punti vita e pescare due carte. Poi magari se adesso io dovessi anche pescare uno snap, effettivamente sarebbe risolutivo anche per i 15 danni di Gingerbread. Non pesco lo snap, ma lo sapevo perché ho messo, che scemo, l'ho messo io sopra quelle due carte, come vuoi pescare lo snap, è solo per i punti vita. Vado a 5 e adesso devo giocarmela con Archeomante e quello che ho in cimitero. Ho in cimitero uno snap, non mi ricordo più, sì ce l'ho, ok. Qui tutto sta a vedere se ha il counter. Se ha il counter questa partita è persa, se non ha il counter questa partita ritorna a essere affordable. Riprendo lo snap, qui deve entrare lo snap, non c'è un'altra possibilità. Se entra probabilmente è fatta, se non entra Destroy Evil. Destroy Evil su Murmuring Mystic. Sì, ma non basta, non è quello che salva la situazione. Qui ci voleva o il counter o niente. Quindi giusto farmi fuori il mistico perché comunque mi dà bloccanti, ma io adesso ho lo snap, posso effemerare Archeomante. Lo flickerò? Va bene. Tanto valeva usare l'Ephemerate.
Vabbè, faccio flicker per avere in mano lo snap a questo punto. Ora solo per guadagnare punti vita. Per lo snap. Sì. Snappiamo Enforcer. Guadagniamo 2 punti vita. E ristappiamo le mie terre. Possiamo giocare Ephemerate su Archeomante, che riprende. A questo punto andiamo fuori per fuori, riprendiamo. Ah, Ghost in Flicker. Ok, questa giocata è stata caotica. Stavo giocando senza realmente pensare, perché non me ne sto facendo nulla di tutto questo giro di mana, di cose. Molto caotico, si poteva gestire assai meglio. È vero che alla fine sono riuscito a fare un po' le cose che mi servivano. Lui quindi chiede se è partita la combo. La mia risposta è in realtà no, non ho ancora nessuna combo attiva, però neanche male. Vado a pescarmi uno. Il grosso vantaggio di adesso è stato recuperarmi molti punti vita, cioè da 5 sono andato a 19, sono open di 2 mana con cui non mi ci faccio niente, ma lui non lo sa, e lui dice che non mi riprende più, e in realtà sono abbastanza d'accordo. Il suo turno non mi può uccidere neanche con un glitter. Nel mio turno ricomincio a fare Ephemerate su Archeomante, che riprende Ephemerate, che riprende poi Ghost in Flicker o un altro Archeomante. Quindi questo era il momento in cui non c'era più niente da fare per l'avversario. Ebbene, quindi anche Azorius Glitter ce lo portiamo a casa serenamente e andiamo su questo 3-1, lasciandoci l'ultimo match a decidere l'esito di questa pseudolega. Andiamo a round 5. Ultimo round di questa pseudolega. Ovviamente si mulliga con una terra sola e qui si tiene tenendo Landa e Isola e Chancery. E vediamo se con Familio, Snap e Faithful abbiamo quello che ci serve per apparecchiare. Non abbiamo motori di pesca, confidiamo in questa partenza lentina e vediamo contro cosa stiamo giocando. Giochiamo ovviamente Isola, andiamo in hand. L'avversario ci propone, io qua scusate, ma provo ad andare un po' più veloce perché tanto noi più in turno non facciamo niente. Montagna, noi non facciamo nulla perché potremmo ciclare l'Orien. E infatti col mana cicliamo l'Orien per Isola. A questo punto che mana bianco ce l'abbiamo, l'avversario gioca seconda montagna e non fa nulla, no, gioca un goblin instigator, quindi fa anche un token, un mazzo goblin generico, mazzo goblin con degli 1-1, quindi mi aspetto goblin grenade come se piovesse. Ok, un war marshal, quando entro lascia il gioco, fa un goblin e ha ecco 2. Io onestamente uno lo posso bloccare, se ha un fulmine snapperemo indietro, un fulmine o anche un boltino. Ora comincio a tornare a velocità normale. Faithful, siamo open di Meeting of Minds, ma lo possiamo aspettare. Abbiamo fatto già l'endrop, non c'è bisogno di giocarlo questo turno. E invece non ce ne priviamo. Andiamo a convocare entrambi. Ah, perché avevamo già un mana utilizzato, va bene, dai, per non sprecare il mana. Non paga l'avversario l'eco per il suo goblin e quindi lo converto sostanzialmente in un goblin token 1-1. Noi abbiamo Muldrifter, Ephemerate e Snap. Io direi che le probabilità che l'avversario riesca a metterci in crisi con il mazzo che sta utilizzando sono poche. Impact Tremors. Ah, questo è anche un downgrade interessante sul quale effettivamente
Ci si stava facendo un pensierino, però è da un bel po' che ce l'abbiamo e non ha mai visto gioco, ci sarà un motivo, come dire, no? Andiamo in blocco con lo 0-4, prendiamo due danni. Si poteva anche non andare in blocco per nulla, per rimanere fuori da Fulmine con Godpharos Faithful. Non abbiamo il counter, altrimenti io l'avrei pure fatto un counterino qui. Prendiamo pianura per avere il doppio mana bianco qualora ce ne fosse bisogno. Ma in questo momento si può fare semplicemente mullo pagando con la Chancery e col mana bianco lo effemeriamo, quindi ci peschiamo le nostre belle quattro carte. Effemere il Summon Drift, peschiamo anche Archeomante. Vabbè, non c'è molto da temere. Il sacrificio non ha esito. Qui possiamo ma anche snappare un goblin per poi avere il mana e giocare, ma anche niente, restiamo aperti di Proibit, di doppio snap, non c'è fretta, abbiamo tanti punti vita, l'avversario non ci sta creando una minaccia. Ovviamente il nostro upkeep andremo a effemerare il Muldrifter se non saremo costretti a snapparlo per salvarlo. Intanto prova a fare una Reckless Impulse, ma è un target perfetto per il nostro Proibit. Dragon Fodder fa due Goblin 1-1 e quindi due danni a me. Lo posso accettare. Andrà in combat, oppure no, se non vuole perdere un Goblin a causa del Muldrifter, infatti salta il combat e io mi pescherò due carte di mullo. Non male, non male. Ecco, questa partita onestamente lascia un po' il tempo che trova. L'avversario sta evidentemente sperimentando un mazzo a cui era interessato, ma non è che proprio se ne faccia chissà che. Cominciamo pure a snappare un po' di cose, riprendiamo in mano con l'archeomante, quindi stappiamo qui, abbiamo ancora da fare il land drop. Archeomante, possiamo riprendere Ephemerate, ci costa solo due mana blu Archeomante, quindi facciamo isola, giochiamo Archeomante, abbiamo ancora uno snap in mano per ogni buon conto. Ephemerate, possiamo usare già Ephemerate su Archeomante per uno snap, snappare qualcos'altro. Si poteva fare anche su Mythic of Minds, però le carte in mano in questo momento non ci mancano, andiamo a ridurgli tutta la sua. Infatti concede subito. Andiamo a G2, questa mano si può tenere perché abbiamo Lorien che ci cerca Idyllic Beachfront per giocare Sunscape Familiar. Cosa abbiamo sideato? Le tre Hydro che hanno uno scopo in questo mazzo, in questo matchup, anche se probabilmente le toglierò dalle side. Un Echo in Truth per tutte le pedine che genera. E un Dawn Charm, quindi Monete dell'Alba, contro l'eventuale pericolosissimo attacco mortale dei Goblin, quello che volete. Cosa sei dato out? Due counter e un Proibit al posto delle Hydro, un Archeomante fuori perché insomma due sono più che sufficienti, e anche un Murmuring Mystic. Perché non penso che arriveremo a quel punto del gioco in cui ci servirà vedere presto un mistico. Non lo so, opinabile questo side out, ma ho voluto tenermi dentro i Seagate Oracle perché hanno un body a 3 e in questo caso ci fanno un gran favore di esistere. Facciamo intanto un basic land cycling per isola e andiamo a giocare il primo famiglio. Un bel muretto 0-3. Se anche ce lo dovesse far fuori, ne abbiamo un altro di backup. Se non ce lo fa fuori, bella per noi, e ci portiamo tanto avanti nel gioco con doppio Sunscape Familiar e Seagate Oracle il prossimo turno, anche qualora non facessimo land drop. Lui fa due token, attacca. Potevo non bloccare. La cosa migliore qui era non bloccare, perché due danni. Mi viene da pensare che non si usano effetti shock
i danni che si fanno comunque sono sempre almeno 3, che sia un bolt, che sia un chain lightning, quello che sia, però non si sa mai, no? Seagate Oracle, che ci fa vedere un terzo famiglio, boh, perché privarsene, anche perché da Mortuary Mire ce ne facciamo relativamente poco. E facciamo adesso il Meeting of Minds semplicemente per cercare l'endrop e non perdere l'endrop del turno. Non lo troviamo, ma vuol dire che noi avremmo trovato per i prossimi 2 turni, quindi buono così. Aspettiamo l'avversario, cosa fa? Non abbiamo risposte. Prossimo turno abbiamo lo snap, abbiamo il mistico. Se giochiamo il famiglio, mistico ci costa 1, non male. Noi limitiamo i danni perché così prendiamo quel minimo di vantaggio adesso che ci mette più al sicuro, ecco. Tanto più avendo un terzo famiglio in mano. Goblin War Strike, un danno per ogni goblin. E Goblin Grenade su di me. Sì, va bene. Ne hai un'altra? Ah, non ne ho un'altra. Se non ne ho un'altra, la vedo dura. Lui ha una carta in mano. Noi adesso possiamo rimuovere tutti i Goblin Token qualora ce ne fosse bisogno. Eccoci, prendiamo un minimo, minimo rischietto qui. Nel senso che, cosa facciamo? Archeomante, poi Snap. L'archeomante. Allora, intanto uno snappino, direi. Se no, il nostro turno finisce qua sostanzialmente. E vado invece. Sì, vado di snap correttamente su token, così lo eliminiamo definitivamente. Stappiamo 2 terre. Con un mana facciamo mistico. E ecco, avrei potuto, volendo, fare lo snap sul goblin e l'echo in truth sui 2 token. Qua teniamo solo la granata goblin, in realtà. Stiamo fintando un counter che non abbiamo, c'è cioè quel momento di rischio. In hand, no, non ha senso farlo in hand. Oddio, potevamo farlo in hand. Si potevano rimuovere i 2 token. Stiamo un po' pescando poche terre. Ci andiamo a prendere comunque un'altra isola, quindi l'endrop lo facciamo così e non con l'Ash Barrens. Potremmo fare 2 mana archeomante per Snap o per Mythical Minds, no. Ah, prendiamo direttamente Hydroblast per counterare la granata Goblin, che è l'unica cosa che ci potrebbe fare fuori in questo momento. Saggio me del passato, saggissimo me del passato. Ora, cosa farà l'avversario sapendo che io ho in mano il counter con una carta in mano? Niente, passa. E qua praticamente è finita. Non serve pagare l'Evoke perché ci costa 2. Con un mana Godfarer's Faithful, e direi che qua la partita si chiude perché adesso guadagniamo punti vita quanto ci pare. Abbiamo il counter in mano, abbiamo gli uccellini. E questo è il momento per l'avversario di concedere e di ammettere che è finita. Forse vuole vedere solamente cosa pesca, ma dovrebbe essere chiusa. Ok, la lega si chiude quindi 4-1 con un po' di fortuna da parte mia, ovviamente, con almeno un matchup, quest'ultimo che lascia il tempo che trova perché è un mazzo non minimamente performante, ma al di là di questo, bello, bello, mi è piaciuto. Ottimo. Vediamo, aspettiamo che conceda l'avversario. Adesso vedrà, eccolo qua. Esatto, andata. Spero vi sia piaciuto tutta questa lega, questa esperienza. Fatemi sapere nei commenti. Se vi piace che io porti mazzi così un po' più cerebrali, nonostante gli errori che sicuramente ho commesso, mettete like al video, seguite la Lega Pauper Friuli e alla prossima!